uno spazio aperto a tutti coloro che hanno passione, creatività e voglia di sperimentare. E questo è il Fab Lab, inaugurato questa mattina all'interno del campus Leonardo da Vinci di Umbertide. Il Fab Lab School è una vera e propria officina che fornisce agli utenti servizi personalizzati per la produzione di oggetti reali o virtuali che siano, secondo i principi che regolano l'artigianato digitale. Il progetto, costato quasi 180.000 euro, è stato possibile grazie alle risorse provenienti in parte da un bando del GAL Alta Umbria, di cui è stato beneficiario il Comune di Umbertide, dal cofinanziamento di aziende locali, dal sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, dall'Istituto Scolastico stesso e da altri imprenditori che hanno provveduto all'acquisto, hanno donato strumentazioni e arredi. Ovviamente ne è stata anche protagonista. Come ha detto Clarissa oggi... Il Fab Lab School del campus occupa una vasta area del piano seminterrato dell'edificio, ha 3 laboratori altamente specializzati, 2 nel settore meccanica, meccatronica, automazione, prototipazione rapida e robotica e 1 nel settore energia. Tutti gli spazi sono dotati di tecnologie digitali avanzate e strumenti innovativi ad alto valore tecnologico. Sì, è un progetto molto complesso che ha, diciamo, preso 2 anni di tempo per la progettazione e per la realizzazione. Penso però che è uno dei progetti più interessanti, più innovativi che questa scuola ha proposto e che ha realizzato grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni locali, per primo il Comune, il GAL Alto Tevere, la Provincia, Sviluppo Umbria, la Fondazione Casa di Risparmio di Perugia, l'Università di Perugia. E effettivamente la parte più interessante e anche più innovativa, il valore aggiunto, è la collaborazione non solo delle istituzioni ma anche del mondo del lavoro. Tutti gli imprenditori che stamattina avete visto, che sono intervenuti, i principali nel nostro territorio, hanno sostenuto il progetto con o finanziamenti oppure con comodato d'uso di attrezzature molto interessanti, innovative, prime tra tutti le stampanti 3D, scanner 3D, che hanno arricchito questo nostro laboratorio che parte da un'idea del MIT di Boston ma poi si è allocato in una scuola, la prima nell'Umbria devo dire, dove effettivamente l'utilizzo sarà mattina ma anche di pomeriggio, la sera a disposizione di tutti coloro che vogliano realizzare delle idee creative, imprenditoriali, innovative e come hanno detto gli imprenditori in modo veloce, perché è la velocità che oggi distingue anche il successo delle idee. E quindi sono oggi molto soddisfatta non solo per tutti coloro che ci hanno fatto diciamo visita, che ci hanno onorato della loro presenza, per prima il direttore generale dell'US Umbria, che è il nostro direttore Sabrina Buarelli, che ovviamente sostiene sempre il lavoro delle scuole e in questa giornata ha rappresentato proprio la figura che rappresenta quotidianamente ciò che dentro la scuola avviene e si lavora al servizio dei ragazzi, della loro intelligenza, della loro creatività e della voglia di fare. Il progetto rappresenta un concreto esempio di rete e ponte tra scuola, università e mondo del lavoro.